celebriamo le cose belle che facciamo. Io penso che la vita sia fatta da tante cose, quello che per me può essere un traguardo, una soddisfazione, non è detto che sia quello di qualcun altro. Per quello, ragazzi, la prima cosa che dobbiamo abituarci a fare, parlo al plurale perché anche a me a volte sfugge, cioè celebriamo le cose belle che facciamo, non preoccupiamoci soltanto invece delle cose brutte o delle cose che non ci sono piaciute, abituiamoci a questo per costruirci un nostro bagaglio e guardarci in qualsiasi momento della vita indietro e riconoscerci nelle fasi della nostra vita. Prima del fare qualsiasi cosa c'è l'essere. Quando si è centrati, appunto, ci si riconosce in quello che si fa, è lì che inizia il cammino per mettere a terra le cose che dovete fare. Non dovete assolutamente servire come ingranare la quarta. Questo passaggio. Anzi, spesso succede il contrario, che la gente si siede, cioè la gente, i ragazzi, ma io ne incontro davvero tanti che mi dicono: ma io neanche ci provo perché non ce la faccio. No, non è vero, questo non deve diventare una scusante. Poi ovvio, ci sono delle cose che si fanno meglio, delle cose che si fanno peggio, ma sicuramente quelle che si fanno meglio è perché si sa che in quelle ci si riconosce come valore e come aspirazione.